Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video pillola di DevOps su getlatestversion.it. Oggi vedremo come fare una semplice configurazione delle Kanban board per rispettare una delle più diffuse convenzioni quando si tratta di identificare gli elementi bloccati all'interno del nostro flusso di lavoro visualizzati su una Kanban board. Sono già, come potete vedere, all'interno del mio portale Azure DevOps nella mia istanza personale. Entro in un progetto non è nient'altro che il contenitore principale dove avvengono tutte le attività di coordinamento del progetto che stiamo sviluppando. Entriamo nella sezione board che è quella dedicata all'organizzazione di tutti i work item e del loro tracking. In particolare entriamo di nuovo selezionando a sinistra sulla sezione board, dove abbiamo in questo caso davanti a noi una Kanban board di default configurata nella maniera standard quando per il processo agile. Qui vediamo le colonne new di default, tutti i work item che vengono creati che hanno lo stato new vengono visualizzati qui. Prova 1 è il nostro work item che compare direttamente qui. Nella colonna active abbiamo i work item che vengono tracciati come attivi, li posso spostare sia con il drag and drop, sia posso cambiarne lo stato all'interno del work item e questo cambiamento si rifletterà nella visualizzazione all'interno della board. Quindi se lo faccio tornare in new, il work item, in questo caso rappresentato come un cartellino in una board, torna nella colonna associata. La configurazione su cui mi vorrei concentrare oggi è quella dedicata a che si usa di solito nelle Kanban board per evidenziare i work item bloccati che hanno degli impedimenti, che quindi rappresentano degli impedimenti per il nostro flow, per il nostro flusso di lavoro. Come sappiamo, è un mantra di chi adotta la filosofia Kanban, quella di mantenere un flusso il più costante possibile, lasciarlo scorrere, e quindi una assoluta priorità è quella di rimuovere i work item, gli impedimenti che impediscono il corretto svolgimento del nostro lavoro e che ci impediscono di portare a termine ciò che un work item ci indica. Quindi popoliamo un pochino la nostra Kanban con delle altre user story, giusto per non avere un progetto completamente vuoto. Facciamo prova 1, prova 2, prova 3. A questo punto il nostro team fittizio inizia a lavorare su un paio di work item. Succede che nel svolgimento delle attività inerenti a prova 2 c'è un problema, un impedimento del tipo un mio collega mi deve rispondere ma non mi sta rispondendo perché ho bisogno di un chiarimento, un cliente o un fornitore non mi stanno dando spiegazioni su delle specifiche e così via. Quindi per un qualche motivo questo work item è bloccato. È un aspetto fondante segnalare al team che questo work item ha dei problemi. Una delle convenzioni più diffuse nel mondo del Kanban board è quello di contrassegnare con del rosa un work item, un cartellino che ha dei problemi. Come facciamo a contrassegnarlo con del rosa? Beh, allora andiamo nella configurazione della nostra board con l'icona gear in alto a destra, l'ingranaggio, andiamo nelle regole di stile e creiamo un nuovo stile, lo chiamiamo blocker. Selezioniamo il colore, un colore rosetta, tipo questo. Ok, magari il titolo lo facciamo diventare sottolineato e diciamo quando la sezione target contiene il valore x. In questa maniera è molto facile segnare un blocco. Io che sto lavorando su prova 2 per evidenziare al team
che questo svolgimento di prova 2 sta incontrando problemi, attendo un tag X, premo Enter sulla tastiera, save and close, ecco che automaticamente questo workout mi viene collegato di rosa, colorato di rosa. Questa semplice configurazione permette a chiunque, a conoscenza di questa configurazione di team, che deve essere spiegata, ma non è di certo nulla di che, di vedere a colpo d'occhio che anche in una world molto popolata, che ci sono degli impediment che impediscono, ci sono dei work item che hanno dei problemi nel loro scorrere. Ovviamente tutto ciò, i work item con il rosa, quindi gli impediment, contribuiscono al whip limit della colonna e anche a quello totale della Kanban board. Ma il whip limit è un argomento che potremo affrontare insieme in un'altra pillola. Ecco, quindi, come abbiamo fatto, oggi abbiamo visto come segnalare rapidamente al team un work item che ha dei problemi senza, con una banalissima configurazione di Azure DevOps.